Allora amici, adesso andiamo a vedere come mettere questo filtro anticalcare per doccia. Acquistato su Amazon, pagato 30 euro, spesso ci sono anche gli sconti, lo paghiamo sui 26 euro. Questi sono tutti i vari filtri all'interno e niente, lo possiamo mettere sia al tubo che alla manopola oppure anche al soffione. Naturalmente al soffione magari appesantisce un po' e niente, andiamo a vedere come si monta. Ci sono di vari colori, io l'ho preso cromato, Color Chrome, 15 filtri. Eccolo qua, questo bel missilino. Allora, amici, il filtro è semplicissimo, si svita. Una volta aperto all'interno troviamo il filtro. Qui nella parte in fondo c'è un O-ring piccola e qui c'è un O-ring più grande. E infatti ci sono anche come ricambi l'O-ring grande e l'O-ring piccola. Ci danno anche un filtro in omaggio quando andrà sostituito. Niente, una volta messo questo sopra e chiuso, andiamo a fissarlo al nostro soffione. Ci sono anche queste altre guarnizioni che andranno messe qui. E poi niente, ci danno queste cuffie in omaggio colorate, il Teflon. Ci sono le istruzioni, qui ci dice come sostituire il filtro. E qui invece ci dice come montarlo. Dice di mettere l'acqua prima da un verso, poi dall'altro, finché non esce limpida. E una volta fatto, diciamo, questo lavaggio del filtro, possiamo smontare il nostro soffione e andiamo a mettere il Teflon nella filettatura. Inseriamo poi l'O-ring all'interno del filtro. E una volta montato il filtro e il soffione, possiamo goderci la nostra doccia. Ora, amici, qui non posso avvitarlo perché vedete? Rimane fuori, non posso metterlo così e sciupare la filettatura. Quindi comprerò un adattatore, qualcosa per poterla adattare e poi vado a collegare il tubo della nostra doccia. Quindi, amici, vado a togliere questa L, questo diciamo tubo a gomito. E qui ho acquistato questi adattatori, vedete? Da mezzo pollice, 1,5 cm, alcuni 3, 2, vado a provarli per diciamo prolungare il tubo a gomito. E in questo modo prolungo il tubo, lo vado poi ad abitare qui e avrò più spazio. Vado a prendere il mio Teflon, questo qui della Loctite, lo trovate anche su Amazon, che è perfetto e ottimo. Una volta fatto ciò, vedete, è più fuori, possiamo andare ad abitare il nostro filtro. Eccolo qua, vedete, il filtro è stato messo, è rimasto giusto un piccolo spazietto minimo, vedete? Quindi non tocca. E questo appunto ci dà modo per poter sostituire il filtro semplicemente svitando qui sotto. Ecco qua, semplicissimo. Adesso vado ad attaccare e vediamo se funziona il tutto.